Consulenza 2017, siamo con Sergio Albarelli, amministratore delegato di Buonasera. Azimut. Buonasera. MiFID 2, cambiamenti normativi, preoccupazioni varie, l'industria si dice piuttosto pronta, però ci sono tanti nodi da sciogliere e temi da affrontare. Come la consulenza indipendente, la consulenza non indipendente, come... Vero, vero. Però mi sentirei di dire che in realtà l'industria è già quasi pronta. Sono stati fatti nel corso degli ultimi anni tantissimi investimenti. MiFID 2 nelle sue forme originali era già conosciuta, sono mancate alcune interpretazioni finali che sono state chiarite recentemente, ma gran parte degli operatori sono già pronti. I costi sono già stati sopportati, non sono stati scaricati nella grandissima maggioranza dei casi a valle. I clienti hanno avuto sempre il servizio che avevano prima, senza un aumento di quelle che sono diciamo, contingenze operative, costo reale del servizio. La qualità non è stata toccata. È chiaro che l'arrivo 2018, consulenza non indipendente, è il modello di business del settore italiano, credo sarà il tema dominante dei prossimi mesi. La preparazione, quali che potranno essere magari delle evoluzioni, se qualcuno tenterà la consulenza indipendente, ma non credo, non ha senso. Azimut ha una vocazione molto internazionale e l'approccio di diversificare, che poi in tema di investimenti è forse la prima cosa da fare. E diciamo che fonti di redditività e di ricavi alternativi a quelli presenti, insomma, non ne mancano. Cosa le viene in mente quindi per voi? Quali sono le altre fonti di ricavi che possono? Tutti gli investimenti che sono stati fatti e devono ancora essere fatti per quello che riguarda MiFID 2, quindi per potenziare il servizio, migliorare la qualità, possono ovviamente essere coperti banalmente all'interno dello stesso servizio da un risparmio di costi, quindi utilizzo di tecnologia, ridefinizione di processi e di procedure. Però noi abbiamo un vantaggio, abbiamo altre due linee di business aperte. Una è rappresentata giustamente, come diceva lei, dall'attività estera. In questo momento l'attività estera per noi rappresenta quasi il 20% delle masse gestite, quindi è un pacchetto importante, sono quasi 8 miliardi di euro di patrimoni. E ovviamente sono mercati non correlati col mercato italiano, sono attività completamente separate, quindi sono in grado di fornire quei margini che ci potessero servire magari ad andare incontro a tagli di costi da altre aree. L'altra area molto importante per noi, ma è frutto prima di tutto di una grandissima intuizione del nostro presidente Pietro Giuliani e di una considerazione di quella che è la natura della nostra clientela, quella che chiamiamo libera impresa, ovvero tutte quelle attività a supporto della piccola e media impresa italiana che ha in noi un referente per l'investimento del patrimonio dell'imprenditore, ma da qualche anno ha in noi anche un interlocutore per quanto riguarda invece la gestione dell'attività tipica dell'imprenditore. E anche questa è un'attività decorrelata, quindi due grandi aree, due grandi polmoni di margine per affrontare quella che è la sfida principale sul core business. Educazione finanziaria, sì o no? È proprio necessaria? Allora, educazione finanziaria sì o no? Vorrei ripetere quello che ho già detto oggi. Nell'ambito della distribuzione, quindi della consulenza finanziaria, la clientela è stata educata già da tanti anni, è in grado di discriminare in maniera abbastanza, non voglio dire facile, ma insomma abbastanza facile, quello che è un prodotto complesso, un prodotto sofisticato, una classe di attivo, uno stile di investimento. Perché? Perché i consulenti hanno passato anni a fare educazione finanziaria. Dove questo non avviene è sulla parte più tradizionale del mercato, che è il mondo bancario, dove siamo ancora a una forma di vendita di prodotto senza consulenza alle spalle e quindi il cliente viene sostanzialmente convogliato sempre sugli stessi prodotti, prodotti obbligazionari o prodotti fondi obbligazionari. Non c'è molta differenza, questi non sono prodotti che né nella spiegazione né nella fase di vendita hanno bisogno di grande sofisticazione, quindi lì l'educazione non c'è stata. Però mi sento anche di dire che non necessariamente creare più educazione finanziaria consente da una parte di percepire meglio il livello di servizio, dall'altra consente a noi di offrire servizi diversi. Questo è un di più rispetto a quello che già abbiamo. Grazie, dottor Albarelli.